trionferemo. In patria e all'estero, i nemici della Serbia si uniscono contro di noi. Ma noi diciamo loro: non abbiamo paura della battaglia. Affronteremo ogni battaglia decisi a vincere. Non siamo in diretta con la cronaca, ma potremmo quasi dire che siamo in diretta con la storia. Queste parole, che devo dire fanno anche un po' rabbrividire questo tono così forte, queste parole Slobodan Milošević le ha pronunciate il 19 novembre 1988, quindi stiamo parlando di ben 11 anni fa. Eppure anticipano benissimo quella che poi sarebbe stata la fine della Jugoslavia, così come il maresciallo Tito l'aveva immaginata, come un gioco di equilibri tra varie etnie e vari nazionalismi. Bene, questa sera, mentre a Belgrado e nel resto della Jugoslavia continuano a suonare le sirene che annunciano nuovi bombardamenti della NATO e mentre si cerca disperatamente una via d'uscita a un inasprimento del conflitto che sembra, anziché tornare indietro, andare avanti verso sviluppi imprevedibili, noi vi proponiamo di entrare nella storia. Una storia attraverso documenti, filmati inediti, drammatici, angoscianti. Filmati che ci raccontano gli ultimi 10-11 anni di storia della Jugoslavia e degli stati che la compongono, o per meglio dire, che la componevano. E parlano anche i protagonisti, parla Milošević, parlano tutti i suoi uomini, parlano gli avversari. Questa sera ascolteremo dalla loro voce e attraverso questa ricostruzione, ascolteremo, come dicevo prima, cercheremo di entrare nella storia e per capire, per riflettere, per cercare di ragionare su quello che oggi stiamo vivendo, cioè la guerra nel Kosovo e la Serbia che è sottoposta ai bombardamenti. Lo faremo questa sera in studio, buonasera, con Miriam Mafai, editorialista di Repubblica, grazie di essere venuta, e lo faremo in collegamento da Milano con Paolo Mieli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, ma soprattutto un uomo che ha una formazione di tipo storico, non a caso ha pubblicato da poco un libro che è proprio di storia tratta, la storia alle storie. E proprio con Paolo Mieli e con Miriam Mafai, tra pochissimo, appena avremo visto il primo brano filmato, per la prima ricostruzione di questo inizio della storia della fine della Jugoslavia, torneremo a parlare qui dallo studio. Vediamo come cominciò questa storia 12 anni fa. Nel 1980 le spoglie mortali del maresciallo Tito compiono l'ultimo viaggio attraverso la Jugoslavia. Grazie al suo carisma, le sei repubbliche erano rimaste unite per ben 35 anni. Tito aveva tenuto sotto controllo le velleità nazionaliste dei popoli che componevano la Federazione Jugoslava. Lo slogan preferito dal maresciallo Tito era, non a caso, fratellanza e unità. Tra le due guerre mondiali, la Serbia domina la Jugoslavia. Tito vuole arginarne il predominio. Conferisce ampia autonomia a due province della Serbia, il Kosovo e la Vojvodina. Dunque, nelle istituzioni federali, due possibili voti antiserbi. Sette anni dopo la morte di Tito, la Jugoslavia è ancora unita. I successori del maresciallo riescono a frenare i contrasti tra le varie etnie. La Repubblica Serba è guidata da un moderato, il presidente Ivan Stambolic. Al suo fianco, però, Slobodan Milošević ha voglia di potere. Tutto ha inizio nella provincia più povera della Serbia.
Il presidente serbo incarica Milosevic di sedare sul nascere il conflitto etnico nel Kosovo. I comunisti locali, in maggioranza albanesi, subiscono le continue provocazioni dei nazionalisti serbi. Milosevic venne a incontrare i funzionari comunisti. Non aveva alcuna intenzione di discutere con noi nazionalisti serbi. Naša ocena u Centralnom komitetu Saveza komunista Srbije da mi nismo zadovoljni brzinom. Milošević je održao jedan... Milošević tenne il solito discorso da dirigente comunista serbo. Allora mi rivolsi a lui e gli dissi: compagno, un tempo anch'io ero membro del partito. Tu hai fatto un bel monologo, ma noi esigiamo un dialogo. Milošević mi rispose: d'accordo, va bene venerdì. E noi: va bene. E lui: venerdì alle 5. E noi: va bene. Može, u petak u 5 sati. Može. Živelo bratstvo i jedinstvo naroda Jugoslavije. Živelo! Incontrando i nazionalisti serbi, Milošević viola uno dei pilastri della politica di Tito, e ciò proprio nel Kosovo, dove il problema etnico è delicatissimo. Il Kosovo è il cuore della Serbia. La nostra storia affonda le radici nel Kosovo. Tutti i nostri monasteri sono nel Kosovo. Il primo uomo politico serbo che avesse deciso di opporsi all'oppressione dei nostri fratelli del Kosovo, allo stupro delle nostre donne, all'incendio delle nostre case e alla profanazione delle nostre tombe, quell'uomo avrebbe conquistato il potere. Milošević era pensieroso. Ognuno di noi espose con fervore il proprio punto di vista e lui valutò in che modo affrontare la situazione. La situazione nel Kosovo era intollerabile. I serbi avevano perso i loro diritti. Chi avrebbe mai immaginato il nostro paese capace di una tale discriminazione? Domandò la mia opinione. Voleva sapere se doveva parlare e fin dove poteva spingersi. Gli dissi che era il momento di appoggiare i serbi del Kosovo. Milošević inviò una specie di segretario personale, l'uomo cui affidava i lavori sporchi. Questi incontrò i serbi del Kosovo, diede loro istruzioni, disse loro che cosa fare. Avevamo solo 3 giorni per organizzarci. Ognuno di noi si occupò di un compito specifico. Informammo i nostri uomini di prepararsi allo scontro. Parcheggiamo in piazza 2 autocarri carichi di sassi. Nessuno di noi disse che le pietre erano destinate alla polizia. Gli autocarri erano lì solo in caso di bisogno. Milošević venne a prendermi. Quando arrivammo la folla era parecchio agitata. Vlasi, qui accanto a Milošević, attraversa l'assembramento, conscio del pericolo incombente. Durante la riunione, i serbi presenti in sala sostengono che gli albanesi rendono loro la vita impossibile. Per la prima volta ho udito la frase etnicamente puro. Gli albanesi volevano un Kosovo etnicamente puro. Hanno ucciso i serbi e profanato le nostre tombe. Hanno bruciato i monasteri. Fu così che cominciò l'esodo dei serbi. Continuava a sussurrare a Milošević: mentono tutti.
In sala l'atmosfera era molto tesa. Più insultavano noi albanesi, più forti erano gli applausi. Ili će ta reka da krene nazad, da se ljudi vrate na svoja ognjišta, ili ćemo i mi kolektivno da idemo. Mi hoćemo da živimo ovde, to nam je osnovna želja, ali na ovakav način ne, ne i ne. I sad? Fuori si sentivano dei rumori. Che cosa stava accadendo? A Napoli se samo čuje nešto. Mi ne znamo šta se događa. Fuori, infatti, i serbi si scontrano con la polizia, formata in maggioranza da albanesi. Il piano dei nazionalisti serbi procede alla perfezione. I nostri compagni corsero a prendere le pietre sugli autocarri che avevano parcheggiato lì vicino. Quindi cominciarono a colpire le forze dell'ordine. Ogni poliziotto ricevette un regalo dalla folla, in testa, sul casco, sulla schiena. Raggiunsi Milosevic e lo informai che la polizia stava picchiando i nostri fratelli serbi. Milosevic doveva gestire la faccenda di persona, così uscì dalla sala. Aveva paura e si rendeva conto che la posta in gioco era alta. Sul viso di Milosevic si leggeva la tensione. Esitò, poi assunse la sua tipica posa. Milosevic capisce che sono momenti decisivi. A quel punto Milosevic pronuncia una frase destinata a cambiare il corso degli eventi. E quella sera la televisione serba crea il mito di Milosevic, difensore della minoranza serba del Kosovo. Vi kao predsjednik, za kako možete da dozvolite da se diže palica na ovaj narod? Drugarice i drugovi, mi moramo da radimo, da saslušamo sve vaše delegate. Ma la TV non dice che la polizia del Kosovo è stata provocata dai nazionalisti serbi. Il mito di Milosevic nasce sulla menzogna. Milosevic tornò dal Kosovo in preda a una grande esaltazione. Insieme discutemmo del problema. Era patetico, gridava: il Kosovo è la nostra patria. Milosevic deve giustificare la sua linea politica. Il presidente della Repubblica Stambolic chiese a Milosevic: che gioco stai facendo nel Kosovo? Milosevic affermava che era necessario agire subito perché gli albanesi avevano preso il potere e tutti i serbi con incarichi importanti erano stati destituiti. Gli albanesi erano riusciti nel loro intento, perché la provincia del Kosovo era di fatto una repubblica. Il consiglio locale poteva mettere in atto quella che non esito a definire una vera e propria politica nazista. Domandai a Milosevic che fine avrebbe fatto il nostro paese se lui avesse continuato così, su questa strada. I nostri metodi erano agli antipodi. Avevamo due opinioni opposte sulla politica da attuare nel Kosovo. Tra noi le divergenze andavano acuendosi. La resa dei conti è rimandata all'assemblea che riunisce i massimi dirigenti del Partito Comunista Serbo. Tu compromessa non può essere, perché ogni sgubljeni dan significa produrre la crisi nel Kosovo. Svako oklevanje
znače nove pritiske, nova komplikovanja. Milošević, per imporre la sua politica, cerca di accaparrarsi ogni voto dell'assemblea. Milošević mi chiese di fargli ottenere i voti della nostra delegazione. Mi chiese di aiutarlo. Risposi, questo mai. Mi smo otpore očekivali naročito na Kosovu od separatista. Nismo ih očekivali ovdje. Razvodnjavanje ili otezanje na sprovođenju zaključaka jeste kršenje partijske discipline, bez obzira što se nekome i nekima te reči ne sviđaju. Ja mislim da Ivan nije odoleo iskušenju liderskog prilaza i liderskog ponašanja. Razume se to... Fu il mio assassinio politico. Mi ostacolarono con tutti i mezzi a loro disposizione. Mi accusarono di tutto, ben decisi a mettermi da parte. Zaista ne razumem zašto mi stavlja tu inkriminisanu reč liderstvo u krivicu. Ja taj problem nisam ni prema Dušku imao, niti prema sebi sam. Milošević chiese una votazione immediata. Tutto si svolse così in fretta che gli oppositori non si resero conto di cosa stava accadendo. La linea politica di Milošević è accettata a grande maggioranza. Chi è protiv predloga, neka digne ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osam protiv. Il presidente Stambolić, seduto in prima fila, si voltò verso l'assemblea. Il risultato della votazione lo lasciò attonito. Lui fu una tremenda umiliazione. Milošević può così dare il via ad una vera e propria crociata per la conquista di tutta la Jugoslavia. Via quindi nella Voivodina un treno gremito di nazionalisti serbi provenienti dal Kosovo. I nazionalisti serbi, inebriati dalle bevande gratuite distribuite sul treno, trasformano lo scontento locale in una rivolta popolare contro i burocrati del vecchio regime. Un breve discorso di Milošević suggella il successo dell'impresa. To znači da sa svojih funkcija budu smenjeni svi oni članovi pokrajinskog komiteta, predsjedništva, prema kojima je opravdano, naglašavam reč, opravdano, izraženo masovno i javno nepoverenje. Iako nisam izdajnik, iako sam radio po svijesti i savjesti, podnijeti ostavku. Conquistata la Vojvodina, Milošević si concentra sulla Repubblica del Montenegro. Depone il presidente in carica e al suo posto nomina un suo uomo, Momir Bulatović. Možda će se i praviti da nijesu čuli naše zvižduke kao što se prave da ne znaju šta je uzrok našem nezadovoljstvu. Ovaj miting je organizovao i izveo narod. Narod na njemu odlučuje i treba da odluči. All'inizio dell'89 Milošević controlla ormai metà della Jugoslavia, ma la maggioranza albanese del Kosovo dà i primi segni di reazione. I minatori albanesi scioperano, esigono il ritorno del loro leader politico Asen Vlasi. Dormivo da appena due ore quando squillò il telefono. Era Milošević, chiamava da Belgrado. Si rivolse a me con tono aggressivo. Sembrava molto preoccupato. Mi accusava di essere il responsabile della ribellione contro di lui. E minacciava, qualcuno la pagherà. Temevamo che dopo il Kosovo sarebbe toccato a noi.
Un'ottima ragione questa per opporci ai serbi. Почутимо, да се остарем тргу, не брани ле правица тамкашних рударјов, не ле правица албанска народност и автономности Косова, ампак се брани Аунеска Југославија и еднакоправен положај усаке, туди Словенска република и народа у њеј. Тоје наши људе највише... Il proclama di Kučan infiammò gli animi. Ogni serbo lo considerò un tradimento da parte della Slovenia. Uslovno slovenačku izdaju. Mitević, direttore della TV, sa come reagire alla dichiarazione di Kučan. Decisi di mostrare ai nostri telespettatori ciò che accadeva nella Repubblica Slovena. E fa valere il punto di vista serbo. Milan Kučan je bio još provokativniji. U stvari, odbranom separatizma na Kosovu, branjen je separatizam u Sloveniji. La popolazione di Belgrado, indignata, si riversa nelle strade. All'alba, prima che venga presa una decisione in merito al Kosovo, i lavoratori serbi ottengono un giorno di ferie per poter manifestare di fronte al Parlamento. Milosevic è tenuto al corrente degli eventi. La gente scesa in strada esige il ripristino dell'ordine nel Kosovo. Milosevic manda un ultimatum ad Izdarević, presidente della Jugoslavia. O conferisce ai serbi poteri straordinari, o dovrà affrontare la folla. Di fronte a quello che considera un ricatto serbo, il presidente di Izdarević decide di parlare alla folla. Mi ćemo ići putem obnove bratstva i jedinstva. Ma la folla non si lascia convincere. La presidenza collegiale cede a Milosevic e lo autorizza ad usare l'esercito nel Kosovo. Dođi će drug Slobodan Milošević kao što smo obećali. I serbi attendono tutta la giornata prima di sentire dalla voce di Milosevic che il Kosovo sta per essere riconquistato. Nema te cene i nema te sile koja može pokolebati rukovodstvo Srbije i građane Srbije u borbi za pravedne ciljeve. Il Parlamento del Kosovo, di fronte ai poteri conferiti a Milosevic, deve cedere ogni autorità alla Serbia. La Serbia deve ora affrontare un'altra ribellione, quella slovena. La Slovenia assapora da poco la libertà d'espressione. I giovani soprattutto, come il direttore della rivista Mladina, non perdono occasione per sbeffeggiare le autorità di Belgrado. Parlavamo liberamente di tutte le questioni tabù, criticavamo il partito, mettevamo in discussione l'educazione comunista. Volevamo vedere fin dove potevamo spingerci. Secondo il procuratore pubblico della Slovenia, gli articoli pubblicati su Mladina non erano illegali. Altri la pensano diversamente. Il ministro della difesa jugoslavo approfitta delle importanti manovre militari in corso sul territorio sloveno per intimidire il presidente Kučan. Dissi al presidente sloveno Kučan: è ora che tu metta il bavaglio alla stampa del tuo paese e non raccontarmi che non puoi farlo. Era chiaro. L'esercito e la cricca di Milosevic in seno al partito agivano in stretta collaborazione. Il presidente Kučan rifiuta di imbavagliare la stampa. Se ne incaricherà qualcun altro.
Era un giorno festivo. Il redattore responsabile delle questioni militari passò a casa mia, facendo come se fosse un normale incontro tra amici. Mi diede un documento, la trascrizione di un verbale. Lo lessi in fretta. È il verbale di una riunione del Partito Comunista Jugoslavo. Riporta gravi accuse di Milosevic e dei militari al presidente sloveno Kučan. Afferma che la rivista Mladina è finanziata dalla CIA e che la Slovenia dà rifugio ai controrivoluzionari nemici della Jugoslavia. Il passo successivo poteva essere solo la dichiarazione dello stato d'emergenza. L'atmosfera era molto tesa. Ci aspettavamo che l'esercito prendesse il potere. Mi domandavo se avremmo potuto pubblicare quel documento senza subire conseguenze. L'articolo che Mladina decide di pubblicare contiene brani di quel verbale segreto. Una chiara violazione delle leggi jugoslave. I dirigenti politici della Slovenia avevano paura. Temevano che li avremmo tutti deposti. Il presidente Kučan cede alle pressioni di Belgrado. I servizi segreti sloveni arrestano l'autore dell'articolo. I servizi segreti già erano entrati in precedenza in casa mia. La perquisizione fu una farsa. Andarono diritti verso il cassetto nel quale tenevo le mie carte. Sapevano esattamente dove cercare. Tra le carte di Jasna, un dossier militare segreto. Kučan lo sfrutta per riappacificarsi con Belgrado. Jasna finisce in carcere. È un chiaro messaggio al popolo sloveno, che però si ribella. Il presidente Kučan non aveva scelta e fu costretto ad assecondare la protesta popolare. Diventò nostro alleato. Kučan si piega alle richieste degli sloveni, ma questo mina le fondamenta della Lega Comunista Jugoslava. Kučan utilizzava sempre a sua scusante il particolare clima politico della Slovenia. Mi disse: Vasil, possiamo trovare una soluzione, ma vedi, in Slovenia qualcosa deve cambiare. La pressione popolare è enorme, dobbiamo stare molto attenti se vogliamo restare al potere. Il presidente sloveno annuncia una modifica della Costituzione, tesa a eliminare le ingerenze di Belgrado. Che beneficio avrebbero tratto le varie repubbliche da una Jugoslavia debole e divisa, piuttosto che unita e cementata da una forte economia? Informai il presidente Kučan che per fermarlo noi avremmo usato ogni mezzo. Chiesi: cosa vuoi dire con ogni mezzo? Risposi: domandalo ai tuoi avvocati, non sta a me spiegarti la legge. Milosevic mi fece sapere che avrebbe potuto organizzare una dimostrazione di massa nella mia capitale. Avrebbe mandato i suoi sostenitori a convincere gli sloveni che io ero un traditore. Milosevic chiama di nuovo a raccolta i serbi del Kosovo. Na glavnom trgu u Ljubljani sa početkom u 12 časova. In bo tako kot se to zgodilo u Vojvodini vodstvo eliminirano. Moje poznavanje stavano per liquidarmi. Sapevo bene chi era Milosevic. Milosevic è un uomo che non si ferma di fronte a nulla pur di ottenere ciò che vuole. Ma geograficamente Kosovo e Slovenia si trovano ai poli opposti della Federazione Jugoslava. A separarli c'è, tra l'altro, la Croazia, che si oppone al passaggio del treno che trasporta gli agitatori serbi. Alla manifestazione partecipano solo i pochi serbi di Slovenia. Kučan li controlla senza difficoltà. Živa Jugoslavia! Dole izdajnici, svih boja u svim republikama! Milosevic cambia tattica. Convoca in seduta straordinaria la Lega dei Comunisti Jugoslavi. Slovenia, nostre sedi,
I delegati intonano l'inno che esalta l'unità e la fratellanza tanto care al maresciallo Tito. Ma tutti sanno che lo scopo della riunione è uno solo: soffocare la ribellione slovena. Gli uomini politici sloveni volevano imporre le loro idee, i loro progetti al resto della Jugoslavia. Kučan confida nell'appoggio della seconda repubblica in ordine di grandezza, la Croazia. Gli sloveni mi tenevano costantemente informato sulle loro mosse e sulla loro strategia. Nel corso del congresso i delegati sloveni presentano una lunga serie di mozioni, senza successo. Il dominio serbo al congresso preoccupa i delegati delle altre repubbliche. I serbi si divertivano. Ogni volta che riuscivano a sconfiggere ai voti gli sloveni, scrosciavano gli applausi. A svi amandmani da budu ta osnova za diskusiju sa daleko više tolerancije međusobne i promišljanja što nam je činiti za revitalizaciju Saveza komunista Jugoslavije. Durante una pausa gli sloveni presenti si riuniscono in seduta. Kučan sa che se i suoi delegati lasceranno il congresso, lui verrà accusato di gettare nel caos la Jugoslavia. Propone allora un compromesso. Gli sloveni accettarono di restare, però il congresso doveva accogliere almeno qualche proposta della delegazione slovena. Prima dell'esito della votazione finale mi trovavo ancora sul palco. A quel punto Ribicic chiese la parola. Nessuno gliel'aveva concessa, ma lui si fece avanti come se nulla fosse. Lo sloveno Ribicic dà il via ad una clamorosa protesta. Ribicic annunciò al congresso che la delegazione slovena non poteva accettare l'atteggiamento del comitato centrale. Da su se na žalost stekli uslovi da napustimo 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije. In quel preciso istante tutti i delegati sloveni si alzarono all'unisono, sia quelli seduti in platea sia quelli al tavolo presidenziale. Quindi lasciarono la sala. Gli sloveni giocavano sporco, ma l'avevo capito da tempo. Infatti il conto dei loro alberghi era già stato saldato. I delegati sloveni, da veri spilorci, avevano preferito risparmiare una notte d'albergo. I loro bagagli erano già dal portiere. Milosevic voleva minimizzare la plateale protesta degli sloveni e andò avanti come se nulla fosse. Imam sasvim praktičan predlog da radno predsjedništvo sada da pauzu u kojoj bi se izvršila verifikacija novog broja delegata kojim kongres, koji sačinjavaju kongres posle odlaska delegata koji su ga napustili i da ustanovi novi kvorum. Milosevic vuole convincere i delegati che la Lega dei comunisti jugoslavi può sopravvivere anche senza gli sloveni, ma il leader serbo ha bisogno del sostegno di tutte le delegazioni rimaste. Milosevic mi prese da parte. Voleva impedire ad ogni costo che i croati abbandonassero il congresso. La loro presenza avrebbe garantito la salvezza della Jugoslavia. Dipendeva tutto dai croati. Milosevic mi chiese: avete intenzione di andarvene? Risposi: se continuate così, se vi rifiutate di scendere a compromessi, certo che ce ne andiamo. Allora Milosevic mi disse: che cosa volete? E io risposi: non possiamo accettare una Lega comunista senza gli sloveni. Milosevic tacque. Era la prima volta che lo vedevo preoccupato. Aveva perso tutta la sua sicurezza. Poco dopo, noi della delegazione croata ci alzammo e abbandonammo il congresso. E napustammo imi 14. congresso.
Ecco come ebbe inizio la crisi jugoslava. Furono gli sloveni a dare il via alla crisi jugoslava. Però non posso affermare che sono loro gli unici responsabili. Documenti filmati per raccontare la storia, ma mai come in questo caso la necessità anche di una mappa, di una carta che ci faccia vedere che cosa sta accadendo in quel momento nella Jugoslavia. Il Kosovo qui davanti a me, la Vojvodina qui dove Milosevic manda il treno con i serbi che vanno a fomentare i disordini che porteranno poi al cambiamento politico e di gestione di quello Stato, e la Slovenia che è il terzo degli Stati che entrano in crisi dietro questo disegno che Milosevic sembra perseguire. Paolo Mieli, io chiedo subito una cosa. Milosevic sta facendo un gioco abbastanza facile nel cavalcare la protesta nazionalista serba, ma questo sistema, diciamo questo meccanismo dei nazionalismi in cui è imbrigliata in quel momento la Jugoslavia, nasce da molto lontano, vero? Sì, nasce da almeno 6-7 secoli. In pratica nasce da una famosa battaglia persa dai progenitori di Milosevic, dal principe Lazaro, la famosa battaglia del campo dei Merli, più volte evocata durante questa crisi. È una battaglia del 1389 in cui i serbi tentano di opporsi all'avanzata ottomana e vengono travolti, guidati dal principe Lazaro. Questa battaglia è una battaglia mitica e oggi è raccontata così, in modo molto sommario. In realtà i progenitori degli albanesi, degli albanesi kosovari, allora, parliamo di secoli e secoli fa, erano divisi in clan, stavano dall'una e dall'altra parte. Oggi si racconta questa battaglia come se fosse così, un'anticipazione delle battaglie di oggi. In realtà le cose erano più complicate già 6-7 secoli fa. Poi, durante i secoli, questa battaglia è rimasta nella memoria quasi come un evento mitico, religioso. E Milosevic, come abbiamo visto nel filmato, sfrutta la prossimità della ricorrenza dei sei secoli, appunto nell'89 dei sei secoli di quella battaglia, per ordire una sorta di colpo di Stato, come abbiamo visto, dentro la sua Repubblica. Uno dei personaggi principali che abbiamo visto qua è il presidente Stambolic, l'allora presidente della Jugoslavia. Consentitemi un breve ritratto di questo signore. Prego. Questo Stambolic era il fratello, il compagno più intimo di Milosevic. Milosevic è nato nel 1941, in epoca, al momento dell'occupazione tedesca, ha avuto un'infanzia e una giovinezza tragica. Pensate che si sono suicidati sua madre, suo padre e uno zio paterno, fratello di sua madre, questo per dirvi. E sua moglie aveva una madre che fu catturata dalla Gestapo, i partigiani la sospettarono di aver fatto la spia e uccisero nel 42 la madre della moglie, quindi, perché appunto sospettata di essere una spia dei nazisti. Che sono elementi che pesano non poco sulla formazione, insomma, di un carattere. Immaginatevi un po' che tipo. Poi Milosevic ha tutta una giovinezza quasi liberale, Miriam Mafai lo ricorderà. In quegli anni Milosevic era conosciuto come un quadro, sapeva l'inglese, era stato in America a scuola da Kissinger, poi era tornato con competenze economiche. E questo Stambolic, che era il suo fratello gemello, per 25 anni furono inseparabili, lo mise prima a capo della società del gas e poi della banca di Belgrado, e solo nell'84, pensate, solo nell'84 Milosevic comincia a fare attività politica vera e propria. Poi Stambolic diventa presidente della Jugoslavia,
fa nominare Milosevic presidente della Lega dei Comunisti, segretario del locale Partito Comunista. Siamo nell'86 e siamo alla vigilia appunto di questo che io ho descritto come un colpo di Stato, anzi che il nostro filmato descrive come un colpo di Stato. Alla fine del quale Stambolic viene liquidato in modo impressionante. Infatti nei suoi racconti, nelle sue interviste, Stambolic racconta come è stato pugnalato alle spalle, che per lui è stata la tragedia della sua vita, perché adesso non la voglio fare troppo lunga, ma sì, dopo un memorandum dell'Accademia delle Scienze di Belgrado, che fu pubblicato nell'86 e che funzionò da manifesto appello per le rivendicazioni nazionaliste dei serbi, Milosevic intuisce la potenzialità di risvegliare questo orgoglio serbo e va, è giusta la ricostruzione, va subito nel Kosovo, da lì fa partire con delle tecniche ben descritte, mi sembra di aver notato che uno dei vecchi che gli chiedono continuamente perché non interviene in due comizi successivi è addirittura la stessa persona, sì, e comincia a fomentare la rivalità fra la minoranza serba del Kosovo, il 10%, e la maggioranza kosovara albanese, il 90%, e usa durante tutto il triennio 1987-1990 queste rivalità, prima del Kosovo, poi in Slovenia, usa queste rivalità per far fuori prima il suo rivale, il suo fratello, compagno d'armi e a questo punto rivale, e poi in un secondo tempo per far fuori tutti i dirigenti del Partito Comunista Locale, che erano dei partiti comunisti locali, che erano dirigenti che nell'ultima fase, creatisi nell'ultima fase del governo di Tito, dal 74 all'80, quando erano state concesse ampie margini di autonomia e di liberalizzazione nelle varie repubbliche. Fermo Mieli un attimo, perché a questo punto chiedo a Miriam Mafai, che ho visto che ha preso diversi appunti, beh, intanto una domanda subito, ma l'Europa, che è così in quel periodo sensibile ai processi di democratizzazione dei paesi che erano nell'orbita sovietica, non si rende conto di quello che sta cominciando in Jugoslavia? Non si rende conto che Milosevic ha cominciato a tessere la sua tela? Beh, questo veramente, di solito noi facciamo molti rimproveri all'Europa e gliene faccio anche io. Però mi sembra che in quel momento fosse molto difficile, quasi impossibile per l'Europa, come dire, intervenire in una situazione di questo genere. Anche perché in definitiva, appunto, io avevo preso alcuni appunti e il filmato è assolutamente affascinante perché disegna la presa del potere di un dittatore. Che ormai è la nascita di una dittatura, possiamo dire. È la nascita di una dittatura di tipo particolare, perché non si rifà nemmeno ai precedenti titini, è proprio una dittatura nazionalista. E infatti Milosevic mette in minoranza e caccia a poco tutti gli esponenti della vecchia guardia titina. La cosa che mi ha colpito molto è l'uso demagogico del comizio, del raduno di massa, la utilizzazione di questo raduno. E mi sembra, con il senno di poi, diciamo, visto che noi vediamo questi eventi 10 anni dopo, questa singolarità di un Milosevic che conquista il potere attraverso una serie di sconfitte. Perché in realtà Milosevic conquista il potere in Serbia, in nome di una grande Serbia, essendo però costretto a rinunciare prima alla Slovenia e poi forse, come vedremo, la Croazia. E infatti stiamo per arrivarci. In realtà l'idea di Tito, una debole Serbia dentro una grande Jugoslavia, si trasforma nel disegno di Milosevic, una grande Serbia, e tutto il resto della Jugoslavia può andare in frantumi, come andrà in frantumi, come credo che vedremo. Come vedremo, sta di fatto che da una parte c'è, diciamo, questo lavoro sul territorio, fomentare la rivolta, dall'altra questo disegno preciso di smembrare lo status politico-istituzionale. Se vuoi, il tradimento del pensiero, dell'opera e di tutto quello che aveva costruito Tito. Esattamente. Perché aveva costruito questa grande Jugoslavia
attorno a una più debole Serbia, però che in realtà si reggeva attraverso una serie di meccanismi politici ed economici dei quali oggi è inutile discutere, ma che aveva una forte identità sul piano nazionale e internazionale. Però Milosevic, posso dire una cosa? Sì, rapidamente, perché volevo andare avanti, perché adesso abbiamo un brano interessantissimo che comincia ad aprirci lo scenario della Croazia. Prego, Mieli. Una molto brevissima brevemente. Puntualizzazione. Sì. In effetti però una certa sordità, un calcolo europeo di distrazione ci fu, perché noi non dobbiamo dimenticare una data fondamentale, che fino all'89 non solo non era caduto il comunismo dei paesi dell'est, dell'Unione Sovietica, ma era inimmaginabile che ciò avvenisse. E siccome la Jugoslavia era calcolata dall'Europa e dall'Occidente come una spina nel fianco di quel sistema, si chiudevano gli occhi allora in Europa su quanto si andava sviluppando negli anni che avevamo visto, pensando che in fondo la Jugoslavia era importante che rimanesse in mani salde, e quindi un calcolo filoserbo da parte dell'Europa e dell'Occidente, un qualche calcolo purtroppo ci fu. Certo. E andiamo avanti. Adesso si apre lo scenario della Croazia. Milosevic continua a tessere la sua tela. Danas je Krist triumfalno ušao u Jeruzalem, dočekan i pozdravljen od naroda kao Mesija. I glavni grad Hrvatske danas liči na Jeruzalem. Franjo Tuđman dolazi pred građane. Mislim da je u tom vremenu trebalo... Avremmo dovuto agire con maggior tatto e prudenza. Sapevamo di inimicarci anche i serbi della Croazia, che desideravano vivere in pace con noi. Lungo il confine con la Bosnia-Erzegovina vive un'importante comunità serba. La tragica crisi jugoslava comincia proprio qui, nella Craina. La polizia della Craina, regione croata a maggioranza serba, non accetta l'autorità del neoeletto presidente Tuđman. Inspektor Martić da rekao da je ovo narodna milicija i da ne sa hrvatsku vladu, hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. E protiv te hrvatske vlade koja nam stvara zlo. Tako, glasno, jasno. Eto. To reci Mile Martić, onaj što se pisao, to sam ja. Kao kažete da sam rekao. Pa bilo jasno dato do znanja. Noi poliziotti serbi di Croazia sapevamo che ci avrebbero obbligato a portare gli stessi distintivi e le medesime uniformi indossate dai fascisti croati durante la Seconda Guerra Mondiale. I serbi non hanno dimenticato le centinaia di migliaia di connazionali uccisi dagli Ustascia, gli estremisti croati alleati delle forze naziste. Il presidente Tuđman rende omaggio alla bandiera croata, la stessa che aveva sventolato insieme alla svastica nazista. I serbi non lo possono accettare. Intanto Tuđman invia il suo ministro degli interni a Knin, principale città della Craina, dove il sindaco serbo organizza un'accoglienza particolare. Ja vas molim da se malo odmaknete tamo. Nemojte praviti gužvu pred vratima. Pređite na drugu stranu ulice. Pređite na drugu stranu. Ja sam tada... Feci radunare gli attivisti di fronte al comando di polizia nel giardino di un bar. Quindi ordinai loro di convincere la popolazione a scendere in strada. Naredio im da se narod occupi. Nel frattempo, al comando di polizia, il ministro degli interni croato tenta di intavolare una discussione. Molim policiji, svaki čovjek ima pravo na svoje političko mišljenje. Nakon ti moje riječi uslijedila... Quando terminai il discorso, gli uomini di Martić cominciarono a insultarmi. Mille Martić. Sulle prime quel giovanotto era un po' troppo sicuro di sé. Prema tome, iza potpisnika pisma ne stoji 50 potpisa, nego stoji srpski narod. S
stoji ovaj narod koji ovdje se okuplja i čeka rezultate ovih razgovora. Tada nisam vidio u životu čovjeka koji se to... Non avevo mai visto un uomo tanto spaventato. Andò in bagno una decina di volte. Forse era colpa del pranzo. Najvjerovatnije dobio proliv ili nešto slično. A izvana je... La strada era invasa da migliaia di persone che urlavano. I miei colleghi mi esortarono a promettere alla folla qualunque cosa. Persino uno stato serbo, pur di salvare la pelle. I serbi erano pronti a linciarci. Era bio ambient per 10 anni. Senza il nostro intervento la folla non li avrebbe mai lasciati partire. Fu la fine dell'autorità croata a Knin. Il capo della polizia e il sindaco tentano di trasformare la protesta in rivolta. Mi incaricarono di approntare una milizia per la difesa del nostro territorio. Dovevamo ottenere armi dalla Jugoslavia oppure farci proteggere dal suo esercito. Il successo dell'insurrezione serba nella Craina dipende dall'appoggio di Belgrado, capitale sia della Serbia sia della Jugoslavia. Il presidente della Serbia, Milosevic, coglie l'occasione per fomentare il malcontento serbo in Croazia. Il sindaco di Knin si incontra varie volte con Milosevic, che gira al suo più stretto collaboratore la richiesta di aiuti militari avanzata dai serbi della Craina. Milosevic mi chiese di incontrare i serbi di Croazia. Me lo chiese in quanto all'epoca ero presidente della Federazione Jugoslava. Nel 90 la Serbia detiene la presidenza della Federazione Jugoslava, autorità che ha pure il controllo dell'esercito. I serbi di Knin trovano così un alleato molto potente. I serbi della Craina contestavano l'indipendenza della Croazia. L'ultima volta che la Croazia fu indipendente, 50 anni fa, aveva perpetrato il genocidio della minoranza serba. La nostra gente aveva davvero paura. Bili su jako uplašeni. La delegazione dei serbi di Craina in visita a Belgrado riceve alcuni consigli dal ministro della Polizia Federale Jugoslava. Li sollecitai a erigere barricate. Dissi loro, se non avete nient'altro con cui difendervi, usate i fucili da caccia. Di notte pattugliate le strade, respingete gli attacchi dei fascisti che governano la Croazia. Non fecero promesse concrete, però ero convinto che Belgrado ci avrebbe aiutato. In Croazia, i serbi di Knin e di tutta la Craina organizzano blocchi stradali. La televisione di Belgrado alimenta i timori della minoranza serbo-croata. Nalazimo se na poziciji na kojoj stražu čuva. Narod pomalo, kako da kažem, preplašen i ljudi čuvaju stražu da bi zaštitili svoje živote, jer poučeni su nekim iskustvima iz prošlosti koje su se desili. I nastoje da se to nešto ne ponovi sad. La straniera per il governo croato rischia di scomparire. La minoranza serba blocca ormai le reti stradali e ferroviarie tra la capitale Zagabria e il mare. Intanto, mentre a Spalato stanno per avere inizio i campionati europei di atletica, il presidente Tudjman deve ancora decidere se reagire alle provocazioni dei serbi della Craina, ma teme l'intervento della Federazione Jugoslava. Mi trovavo a Spalato in occasione dei campionati europei di atletica e fu allora che ordinai di inviare a Knin un distaccamento di forze speciali per sedare la rivolta della polizia serba. Il presidente ci disse, raggiungete Knin in elicottero. Bisogna ripristinare l'ordine pubblico. È nostro dovere e nostro diritto. Il ministro degli interni sa che la rivolta della minoranza serba gode dell'appoggio di Belgrado.
o suverenosti i autonomiji srpskog naroda. Spiegai a Tudjman che l'esercito jugoslavo ci avrebbe bloccati e lui ribatté che ci provino. 3 elicotteri della polizia si alzano in volo da Zagabria. I piloti informano la torre di controllo di essere diretti verso la costa per un trasporto di materiale. A bordo però ci sono reparti speciali pronti a unirsi alle forze di terra per intervenire contro i ribelli serbi. Ma quando la torre di controllo si accorge della vera destinazione degli elicotteri, informa subito l'esercito jugoslavo. Mi ordinarono di intimare agli elicotteri di fare dietrofront. In caso di rifiuto, li avremmo abbattuti. Alcuni MIG dell'esercito federale sfrecciarono sopra di noi. Il messaggio era chiaro. Noi non avevamo alcun peso militare. Infatti uno dei piloti ci ingiunse via radio di rientrare alla base appena l'abbattimento. E noi invertimmo la rotta e tornammo a Zagabria. Tudjman capisce che la sfida della minoranza serba in Croazia va ben al di là della semplice protesta locale. A Belgrado erano consapevoli delle loro azioni. Appoggiavano una rivolta contro il mio governo croato, eletto democraticamente. Tudjman mi chiamò da Zagabria. Era furibondo. Gridava: è una catastrofe. State screditando un governo eletto democraticamente. Avete forse intenzione di destituirmi? Questo complotto è opera di Belgrado. Belgrado negò ogni coinvolgimento e cercò mille scuse. Non erano stati loro a ordinare il rientro degli elicotteri, bensì la torre di controllo, e solo per motivi tecnici. Ma sapevamo che erano menzogne. I serbi vincono la prima scaramuccia. I serbi di Knin si autoproclamano piccola Serbia e negano l'accesso a tutti i croati. La televisione di Zagabria ironizza sulla vicenda, definendo i ribelli uno sparuto gruppo di ubriaconi. Ma il presidente Tudjman, difensore dell'orgoglio nazionalista croato, sa di avere subito una cocente umiliazione. Mi recai da Tudjman e gli dissi che era opportuno agire subito. Spettava all'esercito jugoslavo il compito di fornire armi alla polizia croata. Ma siccome non aveva alcuna intenzione di farlo, dovevamo armarci da soli. Il presidente fu della mia stessa opinione. In effetti, una semplice dimostrazione di forza da parte dell'esercito jugoslavo era bastata a costringere Zagabria a richiamare gli elicotteri diretti a Knin. Lo Stato Maggiore jugoslavo sa però che il governo croato si sta segretamente rifornendo di armi in aperta sfida alle leggi e alle istituzioni della Federazione Jugoslava. Era nostro dovere intervenire. I croati importavano armi clandestinamente. Si trattava di una chiara rivolta contro la Federazione Jugoslava, uno Stato riconosciuto dalla comunità internazionale. C'è però un problema.
Il traffico illegale d'armi è organizzato dal governo croato e direttamente gestito dal suo ministro della difesa. Arrestare l'intera leadership sarebbe un azzardo politico. Belgrado tergiversa. Nel gennaio del 91 i croati ricevono un ultimatum. Le armi illegalmente importate vanno consegnate alle autorità della Federazione Jugoslava. Il governo croato ignora l'ordine. Moramo poručiti. Pa gospodo, zar vi mislite? Kad pojedine policijske stanice, pojedine općine, otkazuju lojalnost Republici Hrvatskoj, da ćemo mi onda kupiti dva šlepera naliv pera da bi pisali nemojte nas napadati. Moramo poručiti gospodinu Martiću da će hrvatski barjak doći u Knin i hrvatski grb da će doći u Knin. Mesić telefona a Belgrado e informa i serbi che Zagabria è determinata a rispondere se qualcuno tenterà di disarmare i croati. Mesić mi disse che se non avessimo fatto marcia indietro, la Croazia avrebbe reagito in questo modo. Mi esortò a prendere nota di tre punti chiave. Primo, la Croazia si sarebbe separata dalla federazione. Secondo, avrebbe chiesto l'intervento dell'ONU. Quei trafficanti d'armi avevano la spudoratezza di esigere la protezione dell'ONU. Terzo, la Croazia avrebbe abbandonato le istituzioni federali. Replicai. Allora è la guerra. Su Zagabria cala l'incubo di un intervento dell'esercito federale. La gente scende in strada a pregare per la pace. Tudjman convoca il Parlamento in seduta straordinaria. Prvo, svaki čin pravnog ili fizičkog nasilja koji bi bio suprotan Ustavu Republike Hrvatske smatrat ćemo ugrožavanjem ustavnog poretka Hrvatske, pa bi se svaka represivna akcija smatrala činom okupacije. Tudjman viene invitato a Belgrado per un incontro con i membri della presidenza collegiale e dello Stato Maggiore Jugoslavi. I miei colleghi del Parlamento, in lacrime, mi supplicavano di non andare a Belgrado. I croati sospettano una trappola, temono che Tudjman e i suoi ministri vengano arrestati. Ero convinto che se mi avessero assassinato, la mia morte sarebbe servita a dimostrare a tutto il mondo che Belgrado voleva soffocare libertà e democrazia. Ecco cosa mi spinse a partire. La presidenza collegiale, organo esecutivo e massima autorità jugoslava, presieduta dal serbo Jovic, ha il potere di far intervenire l'esercito contro Zagabria. Quella sera i membri della presidenza collegiale si riuniscono a Belgrado per decidere quale azione intraprendere. Ogni repubblica dispone di un voto. Il croato respinse le nostre proposte. I rappresentanti delle altre repubbliche non sapevano cosa fare. L'intervento dell'esercito federale appariva ormai indispensabile. In attesa dell'arrivo di Tudjman, la presidenza collegiale continua la drammatica discussione. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito chiede una pausa, ma è una trappola. Mancava poco al telegiornale della sera, quando il generale Kadievich chiese una sospensione e ci invitò a guardare il notiziario prima di proseguire la riunione. La televisione serba ha in mano un filmato sensazionale in cui un membro del governo croato, ripreso a sua insaputa, già valuta forza e armamento delle truppe di Zagabria. La televisione serba non esita a definirle formazioni terroristiche. Ima ukupno na petoj 11 preulazi 9000 rešena. Da.
Nel filmato, realizzato dai servizi segreti, vengono inserite ad arte alcune dichiarazioni di Tudjman. A što se tiče naoružanja, nismo naoružavali HDZ-ovce. Il serbo Jovic assapora il disagio del rappresentante croato. Quando arriva alla riunione, Tudjman contrattacca e ammonisce subito il ministro della difesa jugoslava, il generale Kadijević. Spiegai al generale che l'avrei considerato responsabile di ogni spargimento di sangue. L'arrivo di Tudjman non migliorò affatto la situazione. Continuammo a litigare fino all'alba. Nelle intenzioni del generale Kadijević, quel filmato doveva spingere Tudjman a fare marcia indietro, poiché mostrava a tutti che i politici croati erano dei cospiratori sanguinari. Secondo Kadijević, il popolo croato avrebbe capito chi era in realtà Tudjman e lo avrebbe rinnegato. Quella notte la tattica dell'esercito sembra efficace. I politici croati, soli e indifesi nella capitale serba, cedono alle pressioni. Tudjman si impegna a consegnare alle forze armate jugoslave tutti i trafficanti d'armi. Il mattino seguente, il presidente croato rientra a Zagabria, ma si guarda bene dal rivelare ai giornalisti le concessioni fatte a Belgrado. Il giorno dopo, la paura lascia il posto alla gioia. Tudjman, una volta al sicuro in patria, non mantiene la promessa di bloccare il traffico d'armi. Promulga invece una legge che concede l'immunità ai suoi ministri importatori d'armi in Croazia. Milosevic, Tudjman, questo duello senza esclusione di colpi è tutt'altro che risolto, anzi sta scivolando sempre più rapidamente verso la guerra. Ne parleremo e ne vedremo con filmati e documenti davvero sconvolgenti subito dopo la pubblicità. Miriam Mafai, dunque i duellanti, uno scontro senza esclusione di colpi, uno scontro durissimo quello tra Milosevic e Tudjman. Certo, voglio dire, queste immagini mi hanno molto colpito, per me sono nuove, credo che siano nuove per il nostro pubblico. Quello che mi ha colpito di più è l'evidente odio che c'è tra Tudjman e Milosevic come manifestazione dell'odio tra croati e serbi. E qui non c'entra più la storia, voglio dire, del campo dei Merli e così via. Io non so darne una spiegazione compiuta. Beh, c'entra qui probabilmente molto sì. Le diverse posizioni assunte durante l'occupazione, la seconda guerra mondiale, certo. Durante l'occupazione tedesca e il ruolo che avevano avuto effettivamente i croati, Justascia croati. Posso fare un'osservazione anche di carattere, se vuoi, insomma, l'idea che quei serbi di Knin che danno, diciamo, il via alla rivolta,
e che a loro volta massacreranno altri serbi che non sono disponibili alla battaglia armata contro i croati, beh, come dire, mi fa un po' l'impressione, l'idea che poi tutti quelli saranno stati a loro volta massacrati, uccisi e a loro volta anche massacratori. E anche l'idea che gran parte di quei serbi della Craina che hanno rifiutato di vivere in questa convivenza con i croati oggi sono dei profughi che si trascinano nel fango nei dintorni di Belgrado. Ci sarebbe poi, forse alla fine queste 600.000 dalle Craine se ne sono andate. Queste scelte di Milosevic lasciano morti e feriti sul campo. Ma naturale. Ci sarebbe un'altra questione da affrontare, ma non so se l'affronterei. E cioè, perché così rapidamente, e qui la questione dell'Europa, è stata riconosciuta la Croazia, ma qui probabilmente, come dire, sforiamo sul, non so se, perché io non, appunto, non l'ho visto, sono nelle condizioni. Non sforiamo affatto, perché mentre la Slovenia è riuscita a fare un'operazione di separazione molto soft, diciamo, sì, e se n'è andata, sì, la separazione dalla Croazia è stata quanto mai sanguinosa, ma però con la Slovenia misura non c'era questo odio. No, certo, e poi era la regione più ricca, mentre la Croazia, il distacco della Croazia è stato sostenuto probabilmente dalla Germania o da una parte delle forze politiche tedesche e in qualche misura anche dal Vaticano. Se tu pensi che Monsignor Stepinac, che è stato uno dei più feroci organizzatori delle persecuzioni contro i partigiani, organizzatore di veri e propri campi di concentramento, credo che sia stato beatificato o ci si propone di beatificarlo. E io proprio a Paolo Mieli vorrei chiedere di approfondire un po' questo discorso sull'Europa, perché sembra quasi che i duellanti siano loro e che lo scenario sia quello dove nessun altro poi è interessato, nessun altro è coinvolto. E invece le cose non stanno affatto così, mi pare, è vero? Ma io, riprendendo quello che ha appena detto Miriam Mafai, direi di più, che l'atto con il quale la comunità internazionale ha riconosciuto in tempi così rapidi, nel gennaio del 92, la Croazia, è stato un atto irresponsabile, avventuroso, che ha provocato nuovi guai alla regione anziché risolverne. E poi vorrei dire una cosa a bilanciamento dei giudizi che stiamo dando e che con convinzione stiamo dando. Guardate che Tugiman non è da meno di Milosevic, è un altro bel tipetto che è apparso sulla scena. Intanto qui abbiamo visto che ha fatto un doppio gioco, niente male. Assolutamente, e come prima commentavamo e dicevamo che Milosevic a uno faceva fuori i capi dei partiti, del Partito Comunista Jugoslavi, post-titoisti, più liberali, più occidentalizzanti, più disponibili a un'evoluzione, finché non ha incontrato sulla sua strada un tipo uguale a lui, Tugiman. E a quel punto le cose si sono complicate. E qui quel breve passo indietro della storia. Qui bisogna dire anche però che i serbi hanno avuto in questi secoli un ruolo fondamentale europeo. Dapprima i serbi sono stati un baluardo forte, anche sotto la dominazione turca ottomana, contro appunto questa dominazione a favore dell'Europa. Fu fondamentale, per esempio, quando i turchi portarono l'assedio a Vienna nel 1683, fu fondamentale la resistenza che gli fecero i serbi. I serbi all'inizio del secolo, nelle guerre balcaniche nel 1912 e 13, hanno inferto colpi alla dominazione ottomana che l'hanno fatta crollare. E poi, quindi il muro serbo. E poi durante tutto il secolo, quando ci sono stati grandi conflitti, i serbi stavano dalla parte giusta, sono stati contro la Germania sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, e come ricordavate adesso, nella seconda guerra mondiale ebbero da parte dei croati lutti infiniti. In più, mentre si svolgevano le cose che abbiamo visto e che anche a me hanno molto impressionato, i serbi, la comunità serba subì delle persecuzioni in Croazia raccapriccianti. Ci fu a Zara nel maggio del 91 una notte dei cristalli in cui picchiatori croati andarono a sfasciare nei negozi, esattamente, e questo va ricordato, certo, come a Berlino. E poi, per capire bene che razza, che tipi siano i croati, bisogna dire che
andiamo alla fine, che un pezzo dopo che fu riconosciuta la Croazia, un pezzo di Croazia rimase in mano ai serbi, e quando nel 96, poco tempo fa, furono respinti, fu provocato un esodo di centinaia di migliaia di serbi fuori dalla Croazia. Mieli, io mi inserisco per non andare troppo avanti, perché stiamo adesso per assistere a uno dei passaggi più impressionanti dal punto di vista proprio della documentazione filmata di questa vicenda, e cioè stiamo per arrivare alle fasi che precedono la guerra. Attenzione, vedrete sotto i nomi dei protagonisti, che in questo caso sembra che recitino quasi come degli attori su un copione che invece in realtà non è altro che una telecamera piazzata nei posti strategici, e questi filmati poi sono filtrati. In questo momento sotto questi signori vedrete delle didascalie che indicano il loro ruolo, che si riferisce al momento in cui gli avvenimenti si svolgono. E adesso andiamo verso la guerra tra la Croazia e la Serbia. Milosevic non si arrende e si autoproclama difensore dell'unità jugoslava. Convince i generali dell'esercito federale che per salvare la patria è necessario intervenire contro la Croazia. Ma l'esercito può agire solo su ordine della presidenza collegiale, cui partecipano tutte le repubbliche. Persuadere il collegio presidenziale richiede l'astuzia di un Machiavelli. A Belgrado la popolazione scende in piazza per chiedere a Milosevic la libertà di stampa. Il leader serbo coglie abilmente l'occasione. Usa polizia ed esercito per volgere a suo favore un momento di contestazione. La gente ascoltava gli oratori e scandiva vari slogan. La manifestazione era tranquilla e pacifica. Milosevic però la pensa in modo diverso. Milosevic telefonò per informarci che nelle strade era scoppiato il caos. A suo parere era opportuno far intervenire l'esercito. In quei drammatici giorni, Boris Avjovic, fedele alleato di Milosevic, è presidente del collegio presidenziale, da cui dipende l'esercito. Poco dopo l'inizio della manifestazione, ricevetti una chiamata di Jovic. Era circa mezzogiorno. Sì, tra le 11 e le 12. Jovic mi disse: Vasil, la votazione ha un'importanza storica. Dobbiamo bloccare sul nascere la protesta, se no scoppierà la guerra. Si tratta di una manifestazione illegale, vogliono destabilizzare la Serbia e la Jugoslavia. L'esercito deve intervenire. Vasil Tuporkovsky è perplesso. La manifestazione che lui segue in TV si sta svolgendo pacificamente. Il macedone si oppone all'impiego dell'esercito. Jovic gioca allora un'altra carta. Ordina alla polizia di disperdere i dimostranti. Durante uno dei discorsi, la polizia lanciò un candelotto lacrimogeno tra la folla. La gente cominciò a scappare, ma tutta la zona era stata circondata. Perciò, siccome era impossibile fuggire, i manifestanti si scontrarono con le forze dell'ordine. I dirigenti serbi avevano richiesto la presenza dei blindati già 3 ore prima dello scoppio dei tafferugli. Ora possono intervenire. Verso le 6 di sera ricevetti l'ennesima telefonata di Jovic e gli dissi: d'accordo, voterò l'intervento militare. Sapevo che c'erano già delle vittime e ce ne sarebbero state delle altre. La situazione stava sfuggendo di mano. Lo potevo vedere in televisione. Chiamai tutti i membri della presidenza collegiale. La maggioranza di loro accettò l'impiego dell'esercito, ma solo per impedire atti vandalici. Demonstrate od vandalizma.
Il capo di Stato Maggiore jugoslavo telefona al ministro della polizia serba. La conversazione viene registrata. Milosevic appare in televisione per giustificare l'intervento dell'esercito federale jugoslavo. Danas je u Srbiji, Beogradu, napadnuta najveća vrednost koju ima naša zemlja i naš narod. Ugrožen je mir. Zato se snagama haosa i bezumlja Srbija mora suprotstaviti svim ustavnim sredstvima i zato tražim. A questo punto i blindati di Milosevic sono ormai sulle strade. Ora possono essere usati contro la Croazia. Jovic fa un annuncio in TV. Eravamo tutti di fronte al televisore, sarà stata mezzanotte. All'improvviso il programma si interruppe e apparve Jovic. Il presidente serbo del collegio presidenziale jugoslavo coglie in contropiede gli altri membri del consiglio. Jovic disse in TV che ci convocava a una riunione speciale della presidenza collegiale che ha la funzione di comando supremo dell'esercito alle 4 del giorno seguente. Il rappresentante sloveno intimorito non si presenta. Quello croato, pur convinto di finire agli arresti, tenta di far cambiare opinione ai suoi colleghi. Alcuni autocarri militari ci stavano aspettando. Degli ufficiali ci dissero che la riunione era stata spostata al quartier generale dell'esercito. Mentre arrivano i rappresentanti delle altre repubbliche, solo Jovic e il ministro della difesa jugoslavo sanno cosa sta per accadere. La sala era gelida, la temperatura non superava i 14 gradi. I membri della presidenza collegiale si sedettero tremanti di fronte ai militari. C'era una telecamera accesa. Non era mai successo prima. La telecamera registra ogni parola. L'esercito vuole intimidire i membri della presidenza collegiale. Jovic cede la parola al ministro della difesa, generale Kadievich. Perfidan i do kraja razrađen koncept razbijanja Jugoslavije, da se izazivanjem građanskog rata stvore uslovi za spoljnu intervenciju i definitivnu uspostavu marionetskih režima na prostoru Jugoslavije. Il generale Kadievich propone di dichiarare lo stato d'emergenza in tutta la federazione. Tale proposta fu presentata in modo da non poter essere respinta. I militari ci dissero che il compito di salvare il paese dalla guerra civile spettava a noi, alla presidenza collegiale, e la maggior parte di noi sapeva che il pericolo della guerra era reale. Il croato si oppone. Serbia può essere grande, ma quei posti deve osvojiti armia. Non può do hrvatskih prostora doći bez armije, a to je rat. Cercai di riportare i militari alla realtà dei fatti. Tentai di convincerli che la Croazia non era responsabile della crisi. È il momento di votare pro o contro lo stato d'emergenza, pro o contro l'intervento in Croazia. Jovic ha bisogno di almeno 5 voti a favore su 8. Kostic, rappresentante del Montenegro, votò sì. Poi toccò a me e dissi no. Mesic, il croato, votò contro. Ovviamente Jovic, il serbo, disse sì. Bucin, della Voivodina, votò a favore.
Eravamo 3-2 quando venne il turno di Sapungiu, del Kosovo. Sapungiu. Da li si ti dobio dovoljno odgovora ili još da odgovara? Dobro. Dobro, znači prihvataš. Avevano già 4 voti, ne mancava uno solo. Bogić, izvoli. Imam odgovornost da ne dođe do građanskog rata i mislim da ga moramo spriječiti svaku cijenu. La decisione dello stato d'emergenza dipende dal rappresentante bosniaco Bojicevic. La Bosnia, popolata da musulmani, serbi e croati, è la repubblica che soffrirebbe di più in caso di guerra civile. Bojicevic subiva una tremenda pressione, era serbo, ma rappresentava la Bosnia Erzegovina e tendenzialmente era un sostenitore della Federazione Jugoslava. Jović era certo che avrei votato a suo favore. Jović cominciò a urlare: vota, qual è il problema? Vota sì o no, ma vota, Bogic. Quando finalmente votò, ci fu un attimo di assoluto silenzio. Sada, mislim da ne bi bilo produktivno. Zaključujem sednicu. La Bosnia aveva sbarrato il passo all'esercito jugoslavo. Predsjedništvo SFRJ odavno ne funkcioniše, a iluzija o nastojanjima predsjedništva Jugoslavije i naporima kojih u stvari nema, od noćas je definitivno mrtva. To nije korak nazad, već korak napred, jer je i gruba istina bolja od iluzija i obmana. Milošević vuole liberarsi della massima istituzione jugoslava, l'organo che controlla l'esercito. Ora il capo di Stato Maggiore poteva sostenere di non dipendere più da un'autorità civile. Poteva dunque decidere da solo se disarmare i croati. Fu questa la nostra strategia. Milošević e Jović vogliono lasciare all'esercito la possibilità e la responsabilità di decidere l'attacco alla Croazia. Unico dubbio, la reazione dell'Occidente. Fui convocato dall'ambasciatore americano. Comunicai a Jović la nostra preoccupazione. Non volevamo che in Croazia si facesse ricorso alla forza. Gli americani ci esortavano a non reagire di fronte alla nascita di una forza paramilitare croata. Jović mi disse: signor Zimmermann, quanti eserciti avete negli Stati Uniti? Potreste tollerare la presenza di più di un esercito nel vostro paese? Come potete allora pretendere che noi si resti impassibili mentre i croati creano un loro esercito? Si trattava in effetti di ingerenza negli affari interni della Federazione Jugoslava da parte di una superpotenza. I serbi si rivolgono al loro tradizionale alleato. Ciò che sto per dirvi non è mai stato rivelato prima. Parlai con Kadijević, il ministro della difesa, e insieme decidemmo che lui sarebbe andato a Mosca a consultarsi coi russi. A Mosca il generale Kadijević si incontra in segreto con alcuni dirigenti del ministero della difesa sovietico. Il generale Kadijević avrebbe chiesto loro: se noi dovessimo disarmare i croati con la forza, voi ci difenderete in caso di intervento dell'Occidente? Il ministro della difesa sovietico fornisce a Kadijević un rapporto redatto dai suoi servizi segreti, secondo cui l'esercito jugoslavo non deve temere le potenze occidentali.
Nessun membro della presidenza collegiale sapeva del viaggio di Kadievich a Mosca. Era un nostro affare privato, del tutto legale. Avevamo solo bisogno di alcune informazioni. Milosevic e Jovic, ormai certi di poter agire liberamente, raggiungono il quartier generale dell'esercito jugoslavo per lanciare l'offensiva militare. La maggior parte degli ufficiali e lo stesso popolo volevano lo stato d'emergenza. Tutti volevano l'intervento dell'esercito. Avevamo bisogno che i militari agissero. Cinque giorni prima, di fronte alla presidenza collegiale, il ministro della difesa Kadievich aveva chiarito le sue intenzioni. Ma Kadievich riserva una sorpresa a Milosevic e ai suoi. Nell'istante cruciale, esita. I militari erano convinti che l'Occidente avrebbe condannato l'uso della forza, considerandolo un vero e proprio colpo di Stato. Kadievich temeva che l'intervento dell'esercito avrebbe aggravato la crisi jugoslava. Non ho mai dubitato che Kadievich volesse salvare la Jugoslavia. Tuttavia, non era disposto a impiegare l'esercito a tal fine. La sua coscienza glielo impediva. Kadievich non se la sentì di impartire quell'ordine. Il più importante generale jugoslavo manda in fumo i progetti di Milosevic. Poche settimane dopo, il presidente croato Tudjman fa sfilare in parata il suo nuovo esercito. La Croazia sceglie l'indipendenza. Milosevic sembra accettare la situazione e convoca un incontro al vertice tra Serbia e Croazia. In apparenza vuole discutere con Tudjman la suddivisione del territorio jugoslavo, ma il leader serbo ha in mente ben altro. Decidemmo di cambiare tattica. Avremmo inviato le nostre truppe nelle regioni serbe della Croazia. In tal modo i croati avrebbero scatenato la guerra, consentendoci di occupare quei territori. Siamo alla guerra e quel tac, tac, tac della penna del generale che picchietta sulla scrivania durante la riunione del Consiglio federale è agghiacciante, vero Mieli? Sì, davvero impressionante. Il generale Kadievich con questi due momenti, quello in cui bruscamente strattona i più autorevoli rappresentanti, i presidenti delle repubbliche, e poi con questo drammatico colpo di scena finale, quello in cui rifiuta di prendersi le sue responsabilità, e l'eroe negativo anche di questa parte del documentario. Io insisto sul fatto che, come si vedeva poi negli ultimi momenti, da quegli incontri fra Tudjman, il croato Tudjman, e Milosevic, nasceva l'ipotesi drammatica che poi vedremo nelle scene, nei filmati successivi, cioè di arrivare a una composizione e scaricare tutta la tensione, tutto quel po' di cose che abbiamo visto sulla Bosnia. La Bosnia sarà la vittima di questo accordo e, ripeto, il precipitoso riconoscimento della comunità internazionale nei confronti della Croazia fu la cosa più drammatica, nel senso che le cose potevano andare anche così come sono andate, nessuno
poteva impedirlo, forse non si poteva in quel momento intervenire, anche se probabilmente col senno del poi era di lì che l'Europa e l'Occidente si dovevano cominciare a occupare attivamente dell'ex Jugoslavia, però riconoscerla fu il disco verde ai lutti terribili che ci sarebbero stati negli anni successivi, fino ad oggi. Miriam Mafai, ci siamo lasciati poco fa con questo interrogativo su chi c'è dietro e qui abbiamo visto chiaramente che... Chi c'è dietro e chi non ha voluto farsi avanti. E chi non ha voluto farsi avanti. Perché non c'è dubbio, ecco, io non sono una dietrologa, non c'è dubbio che lì covavano odi e ambizioni che hanno portato a questo scontro, che hanno promosso questa guerra e poi le carneficine di cui... Ripeto, saranno vittime anche i serbi, non soltanto i croati, i bosniaci e così via, ma anche gli stessi serbi. Però c'era lì un nodo di odi, di contrapposizioni e di feroci ambizioni personali che, voglio dire, a noi fanno venire in mente forse alcune nostre vicende altrettanto feroci nell'epoca che so io, del Rinascimento, ecco, quelle di cui leggiamo le storie. Resta il fatto, per me lo confesso, incomprensibile di fronte a documenti così, a modo loro limpidi, perché ecco, resta per me un mistero come questo Milosevic sia riuscito, portando in guerra il suo paese, facendo massacrare i suoi, perdendo, perché lui ha perso gran parte del territorio jugoslavo. Non solo questa guerra, no, anche non le altre. Solo questa guerra, riesca ancora ad avere un così largo consenso del, perché ce l'ha purtroppo, del suo paese. Però scusami, un'ultima cosa, prego. Io devo dire che vedendo queste cose, queste immagini ricostruite in questo modo, io sono sempre di più convinta che era giusto intervenire e che eventualmente siamo intervenuti troppo tardi e senza avere chiari i nostri obiettivi. Non ho più se c'era qualche dubbio, chi avesse qualche dubbio sulla opportunità di questo intervento. Oggi lei ha credo... avuto una polemica con Norberto Bobbio a proposito di guerra santa sì, guerra sì, santa no. Sì, perché io credo che non si possa mai parlare di guerra santa. La guerra santa, la guerra di religione mi fa orrore, però è... A mio avviso questa è una guerra giusta e dobbiamo sapere, questo non spetta a me, dobbiamo sapere che con questo personaggio io credo che noi non potremo trattare. Bisognerà preparare, io spero che sia già stata preparata una qualche alternativa a Belgrado. Con un personaggio di questo genere non è possibile sedersi allo stesso tavolo di trattativa. Mieli, la pensa anche lei allo stesso modo rispetto alla possibilità di uscire nel negoziato, diciamo così, da questa situazione di conflitto attuale? Ma sì, chi può dirsi contrario ai negoziati, però proprio la situazione jugoslava insegna che le guerre, una volta cominciate, devono in qualche modo finire, è crudo dirlo, ma devono avere dei vinti e dei vincitori, perché si deve capire cosa è accaduto, perché troppe guerre sospese, come dimostra la vicenda jugoslava di questo decennio, ne seminano altre e non la si finirà mai più. Quindi io mi auguro che si arrivi a un negoziato, però anche a una soluzione chiara che comporti, visto che questa guerra è stata fatta, che comporti un vincitore, che sia chiaro chi è il vincitore e chi il vinto. E a Miriam Mafai vorrei dire due cose. Uno, sul fatto perché Milosevic è ancora così popolare, perché ha tanto seguito, addirittura i suoi oppositori oggi gli si stringono, a quanto sembra, almeno fino a questo momento gli si sono stretti intorno. È abbastanza semplice, perché queste vicende, come noi le abbiamo viste anche stasera, hanno dato un senso a chi è rimasto nella Serbia, chi è rimasto intorno alla Serbia, che o si difende quella identità oppure la Serbia viene spazzata via.
Proprio anche per quello che è accaduto, certo, va a farsi anche, benedire. Anche le sconfitte possono determinare indubbiamente. Certo, la frustrazione è atroce. Certo. In Slavonia, come è andata a finire in Croazia, in Bosnia. A un certo punto si diranno, immagino, e il fatto che anche diciamo, i serbi all'estero, cioè quelli che vedono le immagini del Kosovo, siano generalmente o in grande maggioranza favorevoli a Milosevic, qualcosa ci dice. Io vi fermo un attimo perché in collegamento abbiamo Fabio Cortese, buonasera Fabio, del T3, che apre una finestra di attualità in questo nostro racconto di storia sulla guerra. Sì, Purgatori, anche noi parleremo chiaramente del negoziato, ci sono molte sollecitazioni da parte dei leader europei e degli stessi americani nei confronti della Russia, che potrebbe diventare, come abbiamo già detto altre volte, il vero arbitro della soluzione diplomatica, anche perché venerdì scatterà l'embargo, un embargo che l'Unione Europea ha deciso di non imporre con la forza e che sarà anche corredato, se vogliamo dire, da sanzioni nel mondo sportivo. E intanto ci sono segnali di questa ipotesi di apertura da parte della Serbia verso la forza internazionale, così come ha affermato il vice premier Draković, la possibilità che ci sia una forza ONU che possa entrare in Kosovo. Staremo a vedere, sono tutti segnali, l'unico segnale negativo è la censura che è stata imposta a tutti i mezzi di informazione, per cui questa sera, a qualche minuto dalla messa in onda del nostro telegiornale, non sappiamo ancora se saremo in grado di collegarci con Ennio Remondino per le ultime notizie da Belgrado. Grazie per la linea, a dopo. Grazie Cortese, quindi tra pochi minuti col T3 per gli ultimi aggiornamenti su ciò che sta accadendo, sperando che questa imposizione di censura naturalmente salti, perché la censura non piace mai quando c'è. Io vorrei fare un'ultima domanda a Mieli e un'ultima domanda a Miriam Mafai. A Mieli, soprattutto da storico, che impressione fa vedere questo tipo di documenti come quello della seduta, per esempio? Quanto cambia il modo di ricostruire la storia in questo modo? Ah, tantissimo, quello è un documento impressionante e che mi ha fatto pensare. Io seguo da analista questa guerra, da storico, anche storico del presente. Vedendo quei documenti ho capito una cosa di cui mi vado convincendo, che forse la guerra avrà infiniti pro e infiniti contro, però se a un certo punto, a questo punto, non fossimo intervenuti, oggi saremmo rossi di vergogna. Grazie Paolo Mieli. Miriam Mafai. La stessa domanda? La stessa domanda. La stessa domanda, devo dire che anche per me si tratta di un documento assolutamente eccezionale, perché per il passato, no Paolo, noi abbiamo delle ricostruzioni, anche dei verbali, ma vedere in faccia, uno per uno, questi uomini che decidono, questi uomini che decidono dell'avvenire del proprio paese e in qualche modo anche dell'avvenire dei futuri assetti d'Europa, devo dire che mi ha fatto molta impressione. Potrei chiudere, come dire, con una citazione latina, mi si perdoni perché è una citazione molto scolastica. Prego. Ecco, quando si dice quam parva sapientia regit potentia mundi, sono degli ometti ambiziosi, sono degli ometti che puntano solo al potere, sono degli ometti che montano e che organizzano queste gigantesche provocazioni, ma di fronte a loro poi ci saranno centinaia di migliaia di morti, le donne squartate, i campi di concentramento rimessi in piedi e tutto questo disastro che è oggi la Jugoslavia. Sono sempre di più convinta che forse dovevamo intervenire prima, forse siamo intervenuti. Grazie a Miriam Mafai. Le immagini che abbiamo visto sulla guerra Croazia-Serbia sono purtroppo drammaticamente identiche a quelle che oggi vediamo che ci arrivano dal Kosovo. Jugoslavia, morte di una nazione, torna lunedì prossimo, perché adesso, scoppiata la guerra con la Croazia, assisteremo alla fine di questo conflitto, ma all'apertura di un'altra guerra ben più drammatica, quella che ci porterà a Sarajevo. Buonasera, grazie per l'ascolto.